Oggi una nuova recensione. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state ragazzi? Oggi una nuova recensione, ma prima ho da dirvi una cosa importantissima. Oggi, lunedì 21 gennaio 2019, su TV2000 alle ore 14 mi troverete insieme a mio marito Gabriele intervistata dalla bellissima e bravissima Paola Saluzzi all'interno della sua trasmissione L'Ora Solare. Saremo proprio all'inizio della trasmissione, un'intervista dedicata alla sottoscritta e al suo consorte, dove vi parleremo della nostra vita privata. Quindi se vorrete vederci e supportarci, magari lasciando tanti messaggi nei social di TV2000, e allora vi aspettiamo lì, vi aspettiamo a braccia aperte, come sempre vi aspettiamo a braccia aperte su tutti i nostri social. Quindi ci vediamo anche alle 14, non soltanto adesso. TV2000, ore 14, L'Ora Solare. Allora, piuttosto sintonizzatevi qualche minuto prima, ma non qualche minuto dopo. Torniamo a noi, e torniamo a noi dicendo che io vi aspetto non soltanto su TV2000, ma anche su Due Cuori Una Cappa e sul mio canale Ombretta, il mio canale di beauty e lifestyle. Vedrete accanto a me i loghi dei canali per meglio riconoscerli, e qui dove c'è la i col pallino, il cliccabile per andarvi ad iscrivere di corsa. E allora vi aspetto anche su Instagram, ma adesso cominciamo a parlare dell'argomento di oggi. L'argomento di oggi, una recensione super metallica. Infatti oggi conosceremo insieme, come vi avevo anticipato appunto su Instagram, gli Stabilo Pen 68 Metallic. Eh sì, i colori metallici, pennarelli metallici della Stabilo, i nuovi di casa Stabilo. Andiamo sul piano da lavoro e vediamo come sono e come si comportano. Ed eccoci pronti per recensire i nostri Pen 68 Metallic della Stabilo. Vengono venduti in questa bellissima confezione che, devo dire, lascia presagire che ci sia molta roba dentro. In realtà, guardate, è un cofanetto di preziosi, diciamo così, perché all'interno contiene un cartoncino per gli swatch, per i test, la gamma di colori è questa qua, i 5 colori in gamma delle Pen 68, con qui un esempio. Quindi la confezione effettivamente è tanto ingombrante per ciò che è effettivamente il contenuto. Una tale confezione lascia presagire un prodotto di alta gamma, e quindi vediamo se la confezione effettivamente accompagna come si deve un cofanetto che possa essere anche un bel regalo e che non diventi poi una delusione. Quindi mettiamo qui la nostra confezione. La Stabilo dà il foglietto nero per gli swatch, le prove o per fare un bigliettino, ma noi siamo un po' carognette su Arte per te e al foglietto nero affianchiamo anche il foglietto bianco, perché vogliamo vedere anche il bianco. Cominciamo dal nostro verde, che in gamma è il 68836. Iniziamo con la linea continua, che come vedete è bella, è un pochino spessa, non è sottilissima, ma se data piena è così, ma potete darla anche naturalmente sottile al dosaggio, al passaggio alla pressione della mano. E poi facciamo anche il nostro quadratino sample. Allora, come vedete, il colore asciuga in un attimo, è molto bello, un colore molto bello e molto pieno, dove l'incidenza metallica è data sì dall'argento, ma anche dall'oro. È sovrapponibile, come vedete, e devo dire che è davvero bellissimo come colore, perché sovrapponendo più mani, facendo asciugare, io sto passando tra l'altro molto delicatamente l'uno sull'altro per non portar via col solvente ciò che c'è sotto,
il verde viene via via sempre più ad evidenziarsi. Se volete spiccata più la componente verde, lo passate più volte. Se volete un tono argenteo barra dorato, ma ve lo faccio qua, dove il verde sia soltanto una presenza molto discreta, una sorta di cangianza, ecco, e allora lo passate solo una volta. È lo stesso colore con diversi strati di passaggio. Adesso vi faccio vedere però cosa succede su carta bianca. Secondo me si comporta molto bene anche su carta bianca. Certo, il verde risulta ovviamente più spinto del tono argenteo, ma il tono argenteo, che poi non è proprio un argento puro, è un argento barra oro, ve l'ho già detto, quello che è del metallico, è ben presente, si vede molto bene. Visto? Funziona bene anche su bianco. Adesso però facciamo la terza prova, quella fuori concorso, diciamo così, quella non scritta. Prendo un pen 68 stabilo nero e lo passo, quindi rendo il foglio nero artificialmente. Se permettete, mi porto avanti e lo faccio per tutti i toni. Vediamo adesso cosa succede se passiamo il verde sul nero dato artificialmente. Prima, cioè artificialmente, col colore a campitura totale. E lo prende perfettamente, vedete? E poi come definizione di un qualcosa. Beh, direi che, a parte la mia carta super leggera che ho usato, è carta per fotocopie, come vedete regge benissimo. Quindi ok, ora voglio fare anche una prova qua. È possibile colorare col nero sopra? Proviamo. Wow, sì, è possibile, però viene più debole. È una cosa un po' particolare. L'importante è dopo scaricare il pennarello nero su un foglietto per togliere i residui di luminescenza, ma non è una cosa che vi consiglierei, non viene particolarmente bene. Verrà invece meglio con le penne a inchiostro indelebile, quello sicuramente. Prendo una penna con punta 07 e come vedete lei perfettamente ristabilisce la quota nero sulla nostra campitura metallica. Verde fatto, proseguiamo con gli altri colori. Adesso, dopo il verde, l'azzurro, e cominciamo proprio dal bianco oramai. Adorabile, qui do solo una mano di colore, qui invece ne do tre, lasciando asciugare perfettamente tra una mano e l'altra. Tutti i sample li farò così. Questo è l'841. Continuo con questo, che dovrebbe essere un rame, ed è l'820. Proviamolo. Bellissimo. Una volta asciugato questo, metto l'immissione di penna anche qui, e allora mentre asciuga facciamo anche l'altro colore, che è questo dorato. E questo è l'810. Nel frattempo sistemo, passo il nero sul bronzo. Ultimo colore, il grigio.
questo era l'805. E allora ecco i nostri colori tutti provati in diversificate maniere. Sul bianco con una sola passata risultano squillanti, con il colore principale portato avanti rispetto al metallizzato. Pur non di meno il metallizzato rimane, specie nell'inclinazione del foglio si vede sfacciatamente. Si può anche utilizzare un foglio bianco a seconda delle esigenze, magari durante la stesura di un disegno si vuole particolareggiare qualcosa in metallico, si può fare quindi sia su bianco che, per enfatizzarlo maggiormente, su un fondo scuro fatto sempre con un altro pennarello. Io ho usato sempre un altro Stabilo Pen 68. Su foglio nero superlativi, nel senso che con un solo passaggio il colore rimane, è ben evidente, vedete come è stabilizzato bene, però si intravede ancora il fondo scuro a dare una sorta di trasparenza mossa. La linea può essere fatta secondo quello che è la punta in feltrino o pigiando di meno più sottile. Una campitura sola viene bene, ma si vede il tratteggio se non dato in maniera puntualissimo, con campiture sovrapposte lasciando asciugare l'una campitura prima di mettere l'altro, diciamo che il colore viene più saturo e la cangianza non si perde, non si perde la metallicità. Il colore saturo di pigmentazione è il bronzo, e questa saturazione del colore va a discapito della nota metallica, ma è bellissimo comunque. Il colore che invece risulta molto freddo, secondo me, è il dorato. Risulta molto freddo, ma penso che questi due matchati insieme diano un tono di dorato bellissimo, ma questo lo sperimenteremo nei futuri video di Arte per Te. Tutti i colori quindi possono essere sovrapposti, non viene rimosso quello che c'è sotto, e possono essere particolareggiati in nero o in qualunque altro colore, anche con una penna gel bianco, con le penne indelebili waterproof. Che dire, mi sono piaciuti, sono molto validi, sono molto semplici da usare soprattutto, quindi adatti a tutti. L'unica cosa che mi dispiace è non trovare in gamma un rosso, perché un rosso con questa intensità sarebbe stato bellissimo, anche un rosso scuro, anche perché voi mi avevate chiesto di, quando ve li ho fatti vedere su Instagram, mi avevate chiesto di farvi una card di San Valentino con questi, e non vedo toni adatti per il San Valentino. Vi farò un'altra cosa, perché comunque li vedremo in azione, però alla Stabilo dico ottimo, ottimo lavoro, metteteci un rosso, perché noi vogliamo anche il rosso, perché ci piace. E allora, prodotto promosso, vi lascio il link in info box, adesso me lo vado a cercare, ma comunque credo che come tutti i prodotti Stabilo sia un'ottima qualità ad un prezzo abbordabilissimo e soprattutto una facilissima reperibilità, cosa che per i metallici è sempre un po' difficoltosa. Prodotto secondo me promosso, ditemi voi invece cosa ne pensate, perché la recensione di Arte per Te è bella proprio perché, in quanto asettica, si poggiano su carte prodotti e li si fa vedere a chi è lì a guardare. Questa è la specchiatura, è un metallico, questo l'argento, il silver è più a specchio, gli altri sono più satinati, il blu ritorna ad essere un po' più a specchio insieme al verde, i dorati rimangono un metallico satinato, ma bellissimi comunque. E voilà, vi lascio alle foto adesso.
Avete visto che belli Pen 68 Metallic? L'unica cosa che devo e mi auguro la stabile aumenti è la gamma colori. Sono troppo pochi, ne vogliamo di più, vogliamo i rossi, vogliamo dorati ancora di più, vogliamo tanti tipi di azzurri, ma soprattutto vogliamo i toni dei rossi, perché se ci fosse stato anche il rosso la gamma colori sarebbe stata già completa, perché poi si sarebbero potute sovrapporre. Mentre perché c'è il blu, c'è il verde, c'è l'oro, ci sono due tonalità di metallici che tendono all'oro, c'è un argento, ci fosse il rosso sarebbe veramente veramente un kit perfetto, ma già così a me devo dire mi è piaciuto tantissimo. Vi lascio qua sotto tutti i link per andarveli a studiare in caso comprarveli. Mi raccomando, non è un video guida spinta all'acquisto, ma è un video in cui vi faccio vedere dei materiali che se vi dovessero servire potrete trovare recensiti da me in tutta onestà, anche se me li manda l'azienda, io recensisco sempre in tutta onestà. E allora, che dire, spero vi siano piaciuti quanto siano piaciuti a me. Li vedremo in un prossimo video all'opera e vedremo appunto quello di cui vi parlavo all'interno del video, quindi l'immissione del colore in particolari piccoli, perché proprio questa loro punta rigida, a differenza della punta a pennello di altri pennarelli brush che abbiamo visto come metallici, non di meno i miei che ho comprato su Amazon e di cui tanto vi ho parlato, questi permettono per la loro punta rigida un'immissione più puntuale del colore. Quindi, aspettando il nuovo video, io aspetto tanti pollici in su, tanti commenti qua sotto, qualche condivisione sulle vostre pagine Facebook se pensate che me lo meriti, e soprattutto aspetto sempre voi per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!